Come la mettiamo, Antonino La Spina, presidente nazionale Umbri, Proloco? C'è un concorso e un impegno da parte di tutti per superare le sfide che venivano date dagli operatori, comprese le Proloco che lavorano nei territori. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Marco e mi congratulo con lui per l'importante riconferma, importante e meritata ritengo riconferma perché ha veramente rivitalizzato questo organismo che comunque adesso dà veramente voce alle comunità montane, ai comuni montani. E quello di stasera sicuramente si inquadra in questo grande lavoro che ha fatto Marco negli anni. E credo che comunque poter stare tutti insieme a ragionare in un momento come questo, di quello che è il nostro presente, il nostro futuro, credo che sia assolutamente fondamentale perché il periodo che ci aspetta, purtroppo è inutile nasconderci, è inutile magari pensare che comunque possa migliorare da qui a marzo-aprile, perché sappiamo benissimo che la situazione ci porterà purtroppo a una serie di situazioni che non andranno a migliorare. Sono convinto che magari intanto stando tutti insieme, ragionando tutti come stiamo facendo qui stasera, cercando magari di fare fronte comune verso quello che sono le istituzioni, perché in questo momento le istituzioni si trovano sicuramente in una fase un po' problematica, perché prendere delle decisioni, fare delle scelte sicuramente non è facile. Però mi rendo conto che a volte sbagliarne tante diventa anche qualcosa che incide molto sul tessuto economico di questo paese. E purtroppo mi rendo anche conto che una serie di errori, uno dopo l'altro, ci hanno portato oggi a dover rifronteggiare con le stesse problematiche di 4 mesi fa, 5 mesi fa. Una situazione che probabilmente durante il periodo di vacanze si doveva magari dedicare a pensare a quello che sarebbe stato il dopo, visto e considerato che abbiamo tantissimi scienziati che stiamo pagando per darci delle risposte, magari forse se si limitassero più al ragionamento, al pensiero e alle proposte effettive, magari passando meno tempo in televisione, ecco, sicuramente magari si potrebbero arrivare a soluzioni migliori. E il tessuto economico, le aziende, le attività commerciali a tutti i livelli, già si trovano in una fase di bivio, perché io sono vicino a tutte le strutture ricettive, le strutture che in questo momento debbono avviare un'attività invernale con mille dubbi, ma sono vicino anche a tutti i nostri piccoli centri che pian piano vedranno di nuovo spegnere le luci delle piccole attività, dei ristoranti e tutto il resto. Attività che chiaramente con questo decreto già cominciano a non poter più lavorare. E questo non significa che, diciamo, il decreto sia sbagliato, però penso che quello che ci ha portato a questo magari doveva essere preventivato con un po' più di attenzione. Mi riferisco ad esempio a quello di attrezzare gli ospedali con le adeguate strutture di rianimazione, di attrezzare tutta la rete di pronto soccorso sparso per l'Italia in modo da poter fronteggiare tutto questo e quindi non entrare nel panico nel momento in cui c'è una impennata prevista, perché credo che nessuno poteva immaginare o poteva non immaginare che con l'arrivo del picco che ancora non abbiamo raggiunto non si tornasse di nuovo in emergenza. Quindi ecco, il mio è un po' uno sfogo di tutto il mondo economico. Nel nostro caso,
chiaramente sono sempre state vicine a tutte le strutture e lavorano tutto il giorno per cercare di poter in qualche modo valorizzare e animare i centri. In questo momento si trovano anch'esse con le mani legate. Noi abbiamo lasciato in questo 2020 qualcosa come circa 90.000 eventi che producono in termini economici un giro di oltre 2 miliardi di euro per il territorio, per tutti i piccoli centri, per animare un po' tutta la nostra area interna. Quindi, da questo punto di vista, ritengo che magari con l'aiuto di Marco, se ci troviamo per fare ulteriori ragionamenti e magari poter fare delle proposte concrete, analizzando un po' tutto quello che sono le preoccupazioni di tutti i comparti e magari cercare di far ragionare il governo partendo anche da quello che sono le esigenze dal basso, perché a volte qua vedo io che c'è un calare le varie proposte senza aver sentito realmente quello che invece è un po' il problema sul territorio. Quindi magari potremmo diventare un mezzo per dare voce a quello che è tutto il comparto del turismo di montagna, del turismo dei piccoli centri, dei borghi, ecco, di quello che magari deve essere il punto di riferimento quando si vanno a pensare a decreti, a insomma, situazioni per bloccare o nel caso in cui sia necessario bloccare, attenzione perché se ci dobbiamo fermare, è inutile che qua giriamo perché può anche essere, però anche lì, se gli aiuti devono arrivare, non si fanno con i proclami in televisione, no, adesso arriverà con bonifico e poi tutti stiamo lì ad aspettare mesi e mesi e non arriva nulla. Ecco, diamo una indicazione, se devono arrivare, date un mese di tempo, arrivano a tutti senza crearci tanti problemi, perché le aziende nel frattempo falliscono, le aziende muoiono, quindi non possono stare ad aspettare l'INPS che magari ha bisogno di 10 passaggi, della cassa depositi e prestiti che deve fare questo. Ecco, le risposte purtroppo ci vogliono e ci vogliono nei tempi certi che le aziende purtroppo si aspettano. Perché ad oggi purtroppo tutto questo è arrivato con molto ma molto ritardo. Quindi stiamo tutti insieme, grazie a tutti insomma, per la partecipazione, per le vostre esperienze che sono sicuramente utilissime per poter ragionare meglio e poter avere un quadro generale di tutto quello che abbiamo in Italia. Grazie Marco e complimenti ancora per il tuo lavoro.